Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questa nuova edizione della rubrica La Discussione Galattica! O meglio, sono qui, siamo sparpagliati per i vari angoli della galassia per parlare di tutto e di più, delle nuove uscite, di quello che avverrà. Per esempio, il nostro buon Doc Nico, oltre che per scappare ovviamente la torma di donne che cerca di aggrapparsi al suo pennello per la pittura delle miniature, ovviamente, cosa avrete capito, è nella frangia orientale per occuparsi delle nuove uscite di Shade Spire. Vai Doc Nico! Modellisti galattici, quest'estate è stata caldissima. Non solo da un punto di vista climatico-meteorologico, ma anche per quanto riguarda gli annunci di Mamma GV. Infatti, quest'estate GV ci ha fatto vedere, tra il Warhammer Fest di Düsseldorf, l'inaugurazione della Warhammer Citadel in America e il recentissimo Nova Open, un sacco di cose belle 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 che ci daranno compagnia per i prossimi mesi. Dai nuovi orchi, ai teaser per le sorelle guerriere in plastica, fino a non so che altro. Tra tutte queste cose io vi voglio parlare di una cosa particolare, ovvero di Night Vault. Cos'è Night Vault? Bene, Night Vault è la seconda espansione, la seconda stagione, diciamo così, di Warhammer Underworlds. Dopo il successo di Shadespire, lanciato lo scorso novembre, aggiungere nuove dinamiche, nuove bande al gioco di Warhammer Underworlds. Infatti Night Vault è una, parlando di BG, è una prigione, laboratorio segreto in cui i Catofrain, ovvero gli abitanti di Shadespire, coloro che sono riusciti a sconfiggere la morte attraverso il vetro d'ombra, svolgevano strani esperimenti, cose misteriose che dopo il necrosisma di Nagash, con cui hanno avuto vita gli Endless Spell in House, in Age of Sigmar, gioco principale, questa Night Vault è stata riaperta dando sfogo al suo contenuto. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova stagione di Warhammer Underworlds? Un sacco di figate, per quanto mi riguarda. Sono di parte perché adoro Underworlds. Comunque, avremo 557 carte, quindi 120 carte in più rispetto alla precedente stagione di Shadespire, il che vuol dire che molto probabilmente, salvo modifiche alla composizione dei mazzi delle singole bande, in vendita intendo, non all'interno del gioco, dovremmo avere due bande in più. Quindi anziché le 8 di Shadespire dovremmo averne 10. Vedremo però poi quando usciranno le prime bande sfuse cosa ci sarà. Cosa sappiamo appunto finora? Oltre a questo sappiamo, freschissimo, grazie agli annunci del Nova Open, come sarà composta la nuova scatola base di Warhammer Underworlds Night Vault. Avremo due bande che ricalcano, come per la precedente espansione, la scatola base di Age of Sigmar. Quindi, da una parte avremo gli Stormcast della Camera Sacrosanct, rappresentati da 3 Evocator, e dall'altra parte avremo 7 fantasmi dei Nighthaunt, fantasmi standard, per così dire, quindi i Chainrasp Horde, non avremo una truppa d'élite per quanto riguarda i Nighthaunt. Per quanto riguarda le statistiche, ancora non sappiamo nulla di specifico, se non abbiamo visto la carta del leader degli Stormcast, che grosso modo ricalca le caratteristiche di uno Stormcast già viste in Shadespire. Però c'è una novità. C'è una novità, perché finora abbiamo giocato solo con attacchi da corpo a corpo, quindi a range 1, o attacchi a gittata 3, 4 massimo nel caso del piccione di Sanson Farstrider dei Farstriders. La nuova dinamica è che, come conseguenza appunto del necrosisma di Nagash, oltre agli Endless Spell, che riguardano House però, abbiamo anche la magia in Warhammer Underworlds. E il fatto che ci sia la magia vuol dire due cose. Vuol dire un nuovo dado, con simboli specifici per quanto riguarda il caso degli incantesimi, e delle nuove carte che sono indicate da un altro simbolo, quindi non abbiamo più solo lo spadino degli stratagemmi e dei ploy e l'ingranaggio degli upgrade, ma abbiamo anche la ruota dei venti della magia. Questo è una figata, non sappiamo ancora come queste carte andranno a influire sulla composizione del mazzo, cioè se il mazzo sarà da più di 20 carte, oppure se questi incantesimi andranno nel conto totale degli upgrade, perché immagino io che siano degli upgrade, poi magari sono degli istantanei, per usare un termine di Magic, e queste mie supposizioni crollano male. Vedremo cosa ci sarà. L'altra cosa che sappiamo già per certo della seconda stagione di Underworlds
è qualche teaser su una futura banda. Infatti, all'inaugurazione della Warhammer Citadel abbiamo visto un Troggoth, un troll, infestato da funghi, spore di ogni tipo, che quindi fa supporre che ci sia una banda di Munklan Grots, quindi i vecchi Goblin delle Tenebre, per così dire. L'altra cosa che dà supporto a questa tesi è il fatto che al Nova Open hanno mostrato uno Squig volante per Underworlds. Questo vuol dire che la banda di Munklan è realtà oramai. Sarà da vedere quando uscirà, se sarà tra le prime bande a uscire, quindi magari due bande in supporto come è stato l'anno scorso per Crescent Spire, oppure se uscirà più avanti ed è solo un teaser. Sta di fatto che c'è da divertirsi. Ci sarà da divertirsi perché secondo me questa nuova stagione di Underworlds darà tante cose. Possibilità di espandere le bande, nuove bande, magari nuove razze ancora non viste, visto che ci sono ancora degli elfi di ombre e di luce da vedere, magari ci danno un primo teaser qui, oppure questi Munklan saranno un anticipo di quello che sarà il Battletome che poi uscirà? Chi lo sa, perché questa banda di Munklan, presumibilmente, visti i due modelli, sarà un pezzo centrale inamovibile, una bestia da 10 ferite che fa danno 88 a guardarlo, contando successi, martelli, spade, critici, tutto. E gli altri presumibilmente saranno un po' come i petitioner, i supplicanti della Guardia dei Sepolcri, quindi modelli a due ferite, praticamente fragili, con un ridotto output di danno, ma magari essendo volanti possono ignorare gli ostacoli, possono muoversi attraverso gli altri modelli, magari è una cosa che possono fare anche Night Haunt, essendo eterei magari possono muovere attraverso gli esagoni bloccati delle plance, attraverso i modelli avversari, attraverso i propri modelli. È da vedere anche come viene integrata la dinamica dell'essere etereo per quanto riguarda la difesa, perché in Age of Sigmar abbiamo i Night Haunt che parano fisso al 4+, ignorando ogni modificatore al tiro salvezza. Magari i Night Haunt salveranno di scudo ignorando il critico, ignorando il cleave, scusate, quindi insensibili al fendente, diciamo così. Anche la connessione di esaltazione sarà da vedere. Tantissima roba, ci sarà veramente tantissima roba. Grande, quindi ricchi premi e cotillon per quanto riguarda questo meraviglioso gioco. Invece dalla frangia meridionale, il duo Giulio and Paesiello ci parlano di cose titaniche. Salve a tutti e bentornati a questa nuova discussione galattica. Quest'oggi ci concentreremo sulle nuove uscite che Games Workshop ha immesso sul mercato in questi ultimi mesi. Come certamente saprete, molti dei giochi storici di Games Workshop sono stati rivisitati e riproposti per espandere ancora di più l'ambientazione sia di Warhammer 40.000 che di Age of Sigmar. In particolare, in questa discussione, mi piacerebbe affrontare un gioco che per me è molto caro, che è l'uscita di Adeptus Titanicus. Come avevamo detto nelle puntate precedenti, questo gioco è la riproposizione in scala molto, molto più piccola, se parliamo di circa 6 mm, di un grande classico di Games Workshop che è Epic Warhammer 40.000, questa volta però ambientato nei turbolenti momenti dell'eresia di Horus. Partiamo un pochino, facciamo un passettino indietro, perché Games Workshop già nel 1994 aveva lanciato sul mercato, aveva avviato il progetto Epic con l'uscita di Titan Legion. In questo gioco in scatola, che era appunto ambientato nell'universo di Epic Warhammer 40.000, potevi assumere il comando di vaste formazioni di quelli che erano i titani imperiali, ossia le grandi megastrutture, gli dei macchina, che hanno armi devastanti in grado di distruggere intere città. E quindi spostavano il focus non più dal tuo esercito di Space Marine che attaccava una banda di orchi, ma su compagnie corazzate, reggimenti su reggimenti di marine e orchi che combattevano nelle rovine di una grande città, quindi allargando di molto la scala delle battaglie. Questa scatola per la prima volta introduceva anche le classificazioni di titani, dal più agile titano Warhound, ai titani da battaglia di classe Reaver, fino ai titani pesanti Warlord, introducendo da ultimo il titano di classe Emperor, quindi il titano più grande che l'immaginario di Games Workshop abbia mai prodotto. Oggi Games Workshop ritorna sui suoi passi e ripropone al grande pubblico
il gioco di combattimenti in scala ridotta per eccellenza. Adeptus Titanicus ti permette di schierare in battaglia due intere legioni di titani con i cavalieri imperiali che a quell'epoca formavano la fanteria di linea. Quindi vedere il kit del cavaliere imperiale riproposto in scala epic senza che questo perda nulla del dettaglio della caratterizzazione del modello originale Games Workshop è una cosa che da hobbista mi ha letteralmente riempito il cuore di gioia, perché permette di spostare l'attenzione dalle piccole schermaglie, anche le grandi battaglie di Warhammer 40.000, ad una scala totalmente più grande che appunto coinvolge i titani da guerra, piuttosto che, come mi auguro, ci sarà un'espansione che permette di riportare in auge Epic, che come gioco è estremamente coinvolgente. E perché tutti gli appassionati sicuramente si ricordano, perché comunque è una parte importante dell'evoluzione di Games Workshop. Epic rappresenta una parte fondamentale di questa espansione. Mi auguro in un futuro di poter rivedere le astronavi di Battlefield Gothic solcare di nuovo lo spazio di Warhammer 40.000. Un'altra cosa invece che abbiamo appreso dall'ultima convention che Games Workshop ha tenuto a Washington proprio in queste ore è che adesso il famosissimo Warhammer Quest, che noi siamo abituati a conoscere in house nella sua espansione di Silver Tower o Shadow over Ammeral, praticamente si sposta in Warhammer 40.000. Per la prima volta i nostri avventurieri o i nostri rogue trader, che immagino saranno i protagonisti del gioco, potranno affrontare i meandri di una fortezza Blackstone, che chi ha assistito alla campagna dell'Occhio del Terrore sicuramente ricorda, e che appunto permette una nuova dimensione di gioco che sicuramente non è quella della classica battaglia, quindi ci permette di esplorare gli universi di Warhammer 40.000 secondo tutta una prospettiva del tutto nuova. Tanta roba, ragazzi! Per quanto mi riguarda, ho deciso invece di parlarvi delle nuove uscite del Signore degli Anelli o dello Hobbit, se vogliamo. Infatti, come molti di voi sapranno, c'è una nuova scatola base del Signore degli Anelli e mi arrischio a dire la più bella scatola base di sempre. Oltre, come in linea con le nuove uscite di Games Workshop, avendo all'interno già un bel libro, nuovi scenari, il manuale con le regole aggiornate, le aspettavamo da una vita. Ci sono anche delle novità per quanto riguarda le miniature, oltre ovviamente Forgio, che continua a produrre come specialist le miniature dello Hobbit, piuttosto che comunque quello che troviamo ancora in gamma per quanto riguarda le uscite precedenti. Nella nuova scatola rivediamo Cavalieri di Rohan, Guerrieri di Rohan, che già avevamo visto, anche se ci dicono che rispetto alle edizioni precedenti parrebbe che il dettaglio delle stesse sia molto aumentato. Cosa avrà combinato Mamma CV e i suoi stampi? Abbiamo, per quanto riguarda la scatola base, oltre a quanto vi ho detto prima, quindi manuale piuttosto che, abbiamo Cavalieri di Rohan, Guerrieri di Rohan, il nuovo modello di Re Theoden, proprio per quanto riguarda i campi del Pelennor, quindi quando fa tutto il bel discorso prima della cavalcata, quindi della carica contro gli assedianti di Minas Tirith. Abbiamo già visto in uscita, ci sarà anche Gandalf il Bianco su Ombramanto con, come passeggero d'eccezione, Pipino. Ci dobbiamo aspettare anche Ewing con Merry? Per quanto riguarda la scatola base, quindi, nuove uscite, abbiamo questo scatolone meraviglioso, tra l'altro a un prezzo convenientissimo sia per chi comincia sia per chi vuole espandere le proprie armate, ma abbiamo anche tre set di dadi nuovi, uno dedicato all'occhio malvagio di Sauron, ne abbiamo uno dedicato ai Rohirrim e poi ne abbiamo un terzo dedicato all'anello. Ci sono i nuovi misuratori, quindi abbiamo delle armi che riportano la scala graduata in pollici per fare le misurazioni durante le battaglie, da pungolo fino alle lance e le spade più grandi, passando ovviamente per le asce dei nani che sono immancabili. Cosa dire? Per quanto riguarda tutti gli appassionati del mondo di Tolkien, potremmo dire che è un grandissimo ritorno, anche se in realtà c'è da specificare, perché molti ritengono che queste nuove uscite siano un ritorno del Signore degli Anelli, del gioco del Signore degli Anelli e dell'Hobby. In realtà, grazie ai meravigliosi ragazzi del sito dell'Anello, questo gioco non è mai morto in Italia. Hanno raggruppato tutti gli appassionati di Tolkien e soprattutto del gioco del Wargames del Signore degli Anelli edito da Games Workshop e l'hanno tenuto vivo in tutti questi anni e tuttora lo tengono vivo su tutta Italia. Quindi, a maggior ragione,
una nuova linfa in questo gioco porterà sicuramente i vecchi appassionati che l'hanno lasciato o i nuovi appassionati che non hanno fatto in tempo a godere della meravigliosa gamma e del meraviglioso gioco, ma soprattutto dei meravigliosi appassionati di questo gioco, a tornare ad avvicinarsi, a calcare i campi di battaglia, ma soprattutto lo ritroveremo nei negozi Games Workshop, quindi probabilmente diventerà anche più facile farci una giocatina ogni tanto. Poi, se volete scriverci qualsiasi cosa, insultarci, chiedere che fine ha fatto Colombino, piuttosto che, scrollate sotto questo video tutte le opzioni di video successivi fino in fondo, c'è il campo per mandarci i commenti, scriverci qualcosina. Avete anche delle richieste, vi interessa magari qualcosa che abbiamo tralasciato, pensate che del signor Ianelli ci sia da parlarne ancora di più, qualcosa che non abbiamo trattato, chiedetecelo e noi lo faremo più che volentieri. Ricordatevi poi, per non perdervi nessuna delle nostre nuove uscite, perché visto che produciamo video ogni settimana, come i nostri appassionati sanno, iscrivetevi al nostro canale, quindi semplicemente qui sotto è scritto Guida Galattica per Modellisti, ci cliccate sopra, fate iscriviti, c'è una campanellina, se cliccate anche quella, boom, ogni nuovo video ve lo diciamo direttamente noi quando esce. Se poi vi piace anche Facebook e Instagram, ci trovate anche lì. Per questa edizione della Discussione Galattica è tutto, a presto! Io ringrazio per la pazienza e al prossimo video. Vi ricordo di mettere il mi piace a questo video, quindi scrollate. Umbe, abbi pazienza, ce la farò.